Ben ritrovati, si inasprisce a questo punto il dibattito politico verso il voto per le regionali in Campania, ad accendere lo scontro soprattutto la gestione dell'emergenza Covid in questa fase. Ne parliamo con l'ex senatore Francesco Pionati, segretario nazionale dell'Alleanza di Centro e giornalista naturalmente di lungo corso, collegato con noi via Skype da Roma. Ben ritrovato Pionati. Ben trovato e grazie della chiamata. Allora, partiamo proprio da queste ultime polemiche a cui accennavo per quanto riguarda la gestione dell'emergenza Covid che è entrata in questa campagna elettorale. Proprio ieri Caldoro ha parlato di epidemia colposa, anche Tajani ha detto che bisognerebbe commissariare De Luca. Lei ritiene, Pionati, che effettivamente la gestione dell'emergenza Covid sia in qualche modo fuori controllo nella nostra regione, qui in Campania? Sempre è stata fuori controllo nella realtà. E noi abbiamo l'esempio di Ariano che da presidio contro il Covid è diventato il principale veicolo di infezione da Covid. L'abbiamo ripetuto tante volte. E il problema è che De Luca è stato abile nel mascherare questa situazione. E nel fare lo sceriffo che fermava il virus personalmente ai limiti della nostra regione. I fatti stanno a dimostrare che assolutamente non è così, che il virus fa quello che vuole, quando arriva arriva, quando non c'è non c'è, non certo per merito di De Luca, ma perché per ragioni scientifiche non ha attecchito dalle nostre parti. Quindi è esattamente come dice Caldoro, abbiamo un presidente incapace che ha saputo, attraverso le sue continue presenze televisive, far credere ai campani una cosa diversa dalla realtà. Purtroppo l'opinione pubblica è facilmente condizionabile, pare che la cosa abbia attecchito, però ci sono ancora 3 settimane prima del voto e credo che se la situazione continua a svilupparsi così, ne vedremo ancora delle belle. Ecco, stiamo vedendo proprio le immagini di Stefano Caldoro, che è il candidato governatore del centrodestra. Non sono mancate le polemiche all'inizio, quando Berlusconi ha deciso di riconfermare la fiducia nei suoi confronti. È la terza volta che c'è questo duello De Luca-Caldoro. Ecco, queste polemiche iniziali possono in qualche modo, soprattutto da parte della Lega, ricorderà Pionati, possono in qualche modo aver condizionato questa campagna elettorale del centrodestra. Ma sicuramente è stato opportuno l'attacco a Caldoro, che è venuto, lo ricordo, più che dalla Lega, soprattutto dall'interno di Forza Italia, dalla parte più, diciamo, retriva di Forza Italia, solo con l'obiettivo di competere e di indebolire il candidato scelto da Berlusconi, che è comunque il migliore, perché il problema non è, l'ho già detto tante volte, l'esigenza di cambiamento e di rinnovamento è una esigenza continua della politica, quindi non è una novità che si chiedano persone nuove, persone che vengono dalla cosiddetta società civile, che poi non si capisce cosa sia perché siamo tutti pezzi della società civile. Però quando si fanno questi discorsi poi bisogna avere la carta in mano alternativa, e le carte alternative a Caldoro, come hanno dimostrato tutti i sondaggi, erano una peggio dell'altra. Quindi il problema è stata una intenzionalità a colpire Caldoro senza avere un ricambio a Caldoro. Questo è stato l'errore del centrodestra. Però nonostante questo, il centrodestra avrebbe stravinto se fossimo andati a votare in un regime, diciamo, di normalità democratica. In realtà il lockdown ha consentito i continui show di De Luca che l'hanno portato oggi ad essere considerato in vantaggio. Ma come vediamo proprio in questi giorni, come dicevate prima da studio, la realtà dei fatti è un'altra. È una regione fuori controllo sul piano economico, c'è una crisi devastante, sul piano sanitario, il virus arriva e se ne va come gli pare, quando gli pare. E anche e soprattutto sul piano macroeconomico, perché i dati veri, noi stiamo per eleggere un presidente di regione e dovrebbe essere valutato per quello che ha fatto nei 5 anni precedenti. I dati dei 5 anni precedenti in termini macroeconomici sono disastrosi. Noi abbiamo l'80% dei fondi europei che vengono restituiti a Bruxelles perché non sono in grado di utilizzarli, la disoccupazione giovanile che è aumentata, la disoccupazione generale che è aumentata, l'emigrazione giovanile che è aumentata. Abbiamo un record positivo che è quello della tassazione indiretta più alta d'Italia. Noi paghiamo le tasse automobilistiche, la benzina e le addizionali comunali più alte che nel resto d'Italia. Questo è il bilancio su cui deve essere giudicato De Luca e mi sembra che sia un bilancio disastroso.
Ecco, lo diceva anche lei, i sondaggi per ora stanno premiando proprio il governatore uscente, che sarebbe appunto in netto vantaggio rispetto a Caldoro, che ora ha queste 3 settimane di campagna elettorale per recuperare. Però secondo alcuni osservatori pionati, il centrodestra, in particolare la Lega, sembrano guardare più alle elezioni comunali di Napoli che allo scontro con De Luca per quanto riguarda appunto le regionali di settembre. Lei che cosa dice? Ma io dico che in termini politici generali, noi ci troviamo in campagna, io vivo e lavoro a Roma, però il ragionamento deve essere guardato nei termini complessivi. I giornali più importanti lo stanno sottolineando in questi giorni, dalle elezioni regionali, Campania a parte, perché poi De Luca è atipico anche verso il PD, perché gli attacchi che fa il centrodestra sono pari a quelli che fa quasi tutti i giorni al governo e al PD. Quindi la vittoria di De Luca eventuale sarebbe una vittoria non tanto ascrivibile a uno schieramento politico, ma al suo personaggio, al suo, diciamo, cabaret. Però i dati politici sono due. Primo, che da queste elezioni regionali si aspetta un netto successo del centrodestra e quindi una spallata al governo. Oggi Repubblica parlava della paura del PD, che con i sondaggi in mano ha capito come Conte che può arrivare una botta al governo decisiva. Quindi questo non va vista solo la campagna, vanno viste tutte le regioni che vanno al voto, e questo quadro secondo me sarà drammatico per questa armata Brancaleone che ci sta sgovernando. Il secondo dato è che comunque le proiezioni verso le politiche che si terranno, vediamo quando, ma insomma io non credo che reggeranno fino al 2023, danno in netto vantaggio sulle politiche il centrodestra. Quindi il problema è che la tappa campana probabilmente, può darsi, sarà uno scivolone, sarà un incidente di percorso in una scia politica che invece è molto segnata dai successi del centrodestra a livello nazionale. Io guardo a quello, guardo alla sostanza, ho rimesso in piedi la nostra lista con questa proiezione verso un equilibrio politico che mi sembra nettamente consolidante e consolidato a favore del centrodestra. Ecco, non a caso appunto il Premier Conte aveva chiesto al PD, ai 5 Stelle, di sottoscrivere un patto nelle regioni appunto per evitare eventuali sconfitte, perché sono in bilico, come è noto, regioni come Marche e Puglia. Appunto questo invito di Conte sostanzialmente non ha funzionato. Anche la Toscana. Rischia di uscire di scena, secondo lei, Pionati, Conte, se Marche e Puglia passano effettivamente al centrodestra? Ma io penso di sì. Il silenzio di Conte è assordante. In genere Conte è come De Luca, ha utilizzato tutti i mezzi possibili per essere in televisione tutti i giorni e salire in popolarità. Adesso, stranamente, sono 2 settimane da quando ha lanciato questo appello all'unione tra il PD e i 5 Stelle che tace, perché ha capito che si è esposto e che non lo hanno seguito, quindi lo hanno smentito nei fatti. Io credo che la posizione di Conte sia debole e sono convinto, così come sono convinto che al referendum bisognerebbe votare no per la riduzione dei parlamentari, che è una totale follia, specie per le zone interne della Campania come la nostra, sono convinto che Conte corra dei rischi abbastanza seri e sono altrettanto convinto che nel paese, a differenza di quello che è successo in Campania con Caldoro, il ricambio a Conte ci sia di grande qualità, e si chiama Mario Draghi. Quindi noi abbiamo l'uomo giusto per questa fase politica e questa fase economica, e abbiamo una maggioranza che sicuramente di centrodestra lo sostiene. Quindi le condizioni per un cambio di governo ci sono. Dopodiché le alchimie che mettono in piedi il PD, ad esempio le elezioni fa sempre il governo, quindi sono degli specialisti delle alchimie per rimanere comunque in sella, ma credo che stavolta non basteranno, perché noi abbiamo avuto il PIL che ha avuto il calo più drammatico negli ultimi 25 anni, siamo a meno 13%, e abbiamo una pressione migratoria che sta diventando insopportabile associata al flusso del virus, del Covid. Quindi credo che i dati siano incontrovertibili e che il destino di questa maggioranza sia sostanzialmente segnato. Perfetto, staremo a vedere. Intanto grazie a Francesco Pionati, ricordo segretario nazionale di Alleanza di Centro, che è stato nostro ospite per questa rubrica. Grazie e buon lavoro, Pionati. Grazie a voi e buona giornata. Allora, abbiamo concluso. Io ringrazio in regia per noi Enrico Coppola, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.